L'impianto di aerazione del Covid Hospital di Pescara è troppo rumoroso. I residenti sollecitano controlli per verificare i livelli di inquinamento acustico e, se sono stati superati i limiti previsti dalla legge, chiedono di collocare pannelli fonoassorbenti. Il rumore dell'impianto di aerazione che arriva dagli ospedali Covid è continuo e martellante, e francamente la notte, quando non ci sono i normali rumori della vita quotidiana, diventa francamente insopportabile. Con altri residenti, personalmente ho scritto al Comune, alla ASL, alla Procura della Repubblica e alla Polizia Municipale. Anche altri residenti vogliono seguire questa strada, chiedendo la verifica dei livelli di inquinamento acustico. Questa è generalmente una zona tranquilla, o meno prima che venisse inaugurato il nuovo ospedale Covid. È una zona che ha sicuramente un traffico normale per una zona nella quale c'è l'ospedale, e in ogni caso la sera, che è il problema fondamentale, diventa una zona molto tranquilla, non c'è movida, non ci sono attività rumorose di nessun tipo. Sono già arrivate delle risposte alle vostre sollecitazioni? Il Comune è stato estremamente sollecito nell'interessare l'ARTA e la ASL, e l'ARTA ha anche già dato un primo riscontro, per cui ci aspettiamo che nei prossimi giorni vengano eseguiti i controlli e tutte le verifiche amministrative del caso. Intanto il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che aveva già presentato un'interrogazione, è tornato a chiedere alla Regione e alla ASL di fare chiarezza sul controllo e sul monitoraggio dell'amianto presente nella struttura esterna dell'ospedale Covid di Via Paolini. L'esponente del Movimento 5 Stelle chiede conto sul perché nei lavori di realizzazione del nuovo ospedale non sia stata prevista la rimozione dei pannelli di tamponatura esterni, dove, afferma Pettinari, sono state riscontrate fibre di amianto.